Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Draven. Torniamo sempre con la Road to Diamond ragazzi, ormai conoscete già l'appuntamento quindi sapete di cosa stiamo parlando. Alcuni di voi mi hanno chiesto di portarla più spesso ed è quello che sto cercando di fare, ma credetemi che è veramente veramente molto complicato perché dovrei trovarmi con i ragazzi ogni giorno a determinati orari, quindi è molto difficile. Detto questo, il Platinum 1 l'ho perso nuovamente, sì, sempre il solito problema della ranked persa, per giunta stupidamente. Quindi anche oggi dovremmo provare a prendere il Platinum 1, spero di riuscire a prenderlo con una partita, perché mi mancano 100 punti e prendere 100 punti in un match è un po' difficile, però ci si prova insomma. Senza perdere tempo, siamo il solito gruppo standard, quindi Tommy, Mirko, Andrea, non ci sarà nessuno dell'inverso questa volta per una mia scelta. Nulla di particolare o negativo, anzi tutto il contrario, ma volevo staccarmi un po' dall'idea di avere qualcuno di un clan all'interno di video proprio per evitare che quello potesse essere il problema, un discorso puramente psicologico che ci faceva giocare male. Vediamo se è azzeccato il problema, non perdiamo tempo, andiamo con la nostra partita. Ok ragazzi, ci siamo sempre, il solito gruppo Tommy, Mirko e Andrea. Stavolta siamo solo noi quattro, salutate. Voilà. Dun dun dun. Vi vorrei far notare che di là ha appena quittato. Siamo 54, è vero? Cose belle. Punti facili. Aspetta, parliamo. Votiamo per votiamo per che quello trick minimo mi vota pure. Ok, dai ragazzi, metto il filo spinato davanti al camino. Sotto la botola, mettile una sotto la botola, filo spinato. È vero, hai ragione, sotto la botola, hai ragione, perfettamente. Ah, bene, non mi faceva fuori il drone, guarda quanto sto laggando. Cioè, veramente, guarda quanto pingo, cioè non ci posso credere, È entrato uno, su B, Ok. Come è entrato uno su B? Capitao. Alle finestre? No, proprio entrato di corsa. Ce l'ho. Ragazzi, è entrato di corsa in B, come avete fatto a farvelo entrare non lo so. È uscito il capitano. Ok. Disinnescate. Andrò che arriva dalla via Brea. Ok, perfetto. Tenete. Buona così. Buona, bella bravi, bella. Bravissimi. Era nella finestra, oh, mamma mia, mi stavo per prendere subito. No, quello. Sì, a mezzo secondo mi stavo per prendere. Fatemi Termite, ragazzi, Io vi consiglierei Blackbeard anziché il capitano. Abbiamo messo le bombe, probabilmente sarà treni. Confermato, sarà treni? Sì, sarà treni. Sì. Ok, entriamo dalla sala piano, Andre, drone su? Sì, devi dronare su. Lascia il coso lì. No, Valkyrie mi ha visto il drone nella sala piano. Sanno che vogliono entrare da lì. Spawn kill di Valkyrie, occhio, spawn kill di Valkyrie. Dalle finestre. Da dove? Sala piano. Sala piano a finestra, ok. Devi dronare su, Raffa, non avanzare. No, infatti, tranquillo. Raga, allora, salgo su e dal lucernario provo a vedere se riesco a farla. Sala piano libera. Tutto libero, sala piano e le tre stanze adiacenti tutte libere. Potete entrare. Ok. Scala di cemento ti rivado a vedere, Andrea. Vai. Ecco, Valkyrie, bravissimo. Bravo. Ma io copro. È arrivato dopo, era pulito prima. Sì. Sto dronando ancora, Fino alle scale sono pulite, ti controllo giù. Okay. No, non controlla giù, lascia il drone sulle scale e vieni, arrabbati con su a tutto e vieni da qui. Ecco, Frost, preso, ce l'ho. Bravi. Vai. Ora, vai, drona, Raffa. Continua a dronare. Devi dronarmi sotto. Sì, sto dronando. Jäger sta arrivando a scale e cemento. È uscito. C'è anche Bandit. Sono tutti e due fuori dalla bomba. E hanno fatto fuori il drone. Ok. Vai, torna. Resta lì. No, non puoi piazzare lì, Raffa. Raffa, non è lì. Beh, la bomba. Lo so, mi sono perso io. Errore mio, mi sono perso io. Allora, Tommy, ce l'hai qui, vai. Vai a terra. Vai, buttati. Mirko, buttati. Prendi la bomba e vedi là verso il mio. Occhio. Devi morire. Bravi, scusate, errore mio ragazzi, errore mio. No, comunque Raffa, non ti ho chiamato di buttarti, perché io ti volevo far entrare dove stava Tommy, non dalla foto. No, lo so. Mi sono confuso col fatto che la bomba non era nella sala treni, è stata proprio una svista mia, non chiedermi il perché. Ma in tutto ciò, perché io ero convinto che la bomba fosse lì? Boh, misteri. No, perché in pratica succede perché la bomba dietro al camino, è lì vicino, quindi non ci fai tanto caso. Sledge qua sotto, Parte scalacciamento. Raffa, ti do un consiglio. Se vedi la cam, te la chiamo, cioè te la sto guardando io, te la chiamo io se è qua.
Sì, scalacciamento, confermo, sono più di uno. Ho preso l'IQ. Ok, bravo. Uno. Non l'ho fatto. No, fermo, Andre, fermo. Raffa, ci sono io, vai tranquillo. Ma sta giù, Raffa. L'ho smirato io. Allora, uno è entrato adesso in piano, vicino proprio al piano. È il termite, quindi deve sfondare per forza dalla cella frigorifera. Uno lì. È sceso. Due scalacciamento. Due scalacciamento, ma l'avevano già pushato. Niente, quello che mi ha lasciato perplesso è che sentiva la mia destra e ho detto no, non è possibile che sia entrato uno, cioè dovete averlo visto. Invece no, era dentro la bomba. Cioè, vabbè, lasciatemi termite nuovamente. Vediamo dove sono. Ok, davvero non prima, stanza 3. Valkyrie sala piano. C'è anche Cavera su, quindi fate attenzione. Ok, sto dronando. C'è la frigorifera. Allora, vediamo un po' come stanno le cose, aspetta. Tommy, sembra la stessa cosa, eh? Fai sempre la stessa cosa. Andiamo a spostarlo, Rafa. Non riesce a farmi fuori il drone, sempre c'è la frigorifera, ragazzi. Bello, Rafa, bravi. Bello così, mi è piaciuta questa. Bravo. Sala piano è libera, sala piano è pulita. Sala piano è libera? Pulita. Sicuro? Pulita, sala piano pulita e anche scalacciamento, per ora. Scalacciamento ho visto il bandit. No, c'è il blitz per ora, arrivo, mi unisco a voi. Scale rotte mi sa che sta arrivando, Occhio! Ragazzi, era lì davanti, sono entrato, mi ha fatto. No, io devo puntare l'altra porta. La cavera. Devo caricare io. Vai a rianimare. Non sono morto io. Sei morto? Raffa, controllo se sono una, dimmi se vieni dalla scala. Sì, ce ne sono due, c'è anche il mio lì. Guarda, là, sotterra, vieni, veloce. Vabbè, però si è andato così. Questo round glielo abbiamo regalato, ragazzi, occhio. Forza, dai. Mamma mia, no. Tommy, mettimi una cam fuori dal piano. Fuori, dai, vedere chi si appende dal piano. Voglio vedere una cosa. Sto mettendo il filo spinato qua, scalacciamento. Bravo, Andre. C'è ancora finestra di ali, sentite? Non ne sento più, non pushare a caso. Bravo, Andre. C'è una strada treni, mi sa, Andre. Ti stanno sparando da lì, Sto guardando la cam, mi sa. Bella, Andre. Te l'ho chiamato giusto? No, stava su scalacciamento. Vabbè, è l'IQ solo, però. Allora non è quello che ho visto io. Occhio, Ash, il lucernario! È entrata! Lì, occhio. Però se io sto usando le cam... Non è possibile che mi debba entrare. Buona, bravi. Allora, il lucernario io stavo usando le altre cam lontane, mica l'ho visto, ho sentito. Ormai era entrato quando l'ho visto. Dobbiamo prendere innanzitutto piano. Quindi, Tommy, qui col Blackbeard giochi un ruolo fondamentale, Vabbè! Il drone è volato fuori mappa! Jäger è nella sala... come si chiama? Negozio Sigari. Sigari. Jäger e Sigari, lo sto spottando. Sto guardando le finestre. Mi ha fatto fuori il drone. Occhio, coprimi, Tommy, che devo entrare, coprimi. Vai. Occhio lì. Stanza Sigari. Vieni, signor Doc, che ce n'è anche per lei, ce n'è. No, era il Luca, Arrivo. È quasi a terra il medico. Andate, piazzate, vai, piazzate. Cazzo, sto piazzando. Ho scale rosse scoperte. Cemento. Hanno fatto l'errore di non barricare. Vai, Tommy, vai. Bravo. Bravo, bravissimi. Io non ho fatto praticamente nulla, ho solo chiamato. Buona. Bravo. Io non ho fatto niente sta partita, Cioè, praticamente mi sono trovato sempre in situazioni brutte. Veramente, brutta. Ho fatto solo bene con gli spot. Boh, dovrei aver ripreso, spero, il Platino 1, perché l'avevo riperso. No. No, non ci voglio credere. 10 punti, 11 punti mi mancano. Non ci voglio credere. Ok ragazzi, abbiamo terminato, è stato un bel match, anche se abbiamo sbagliato un po' di robe sinceramente. Continuiamo a subire dei colpacci, nel senso che ci sono delle sviste, degli errori, non riusciamo a fare dei gunfight belli. Però tutto sommato siamo riusciti a gestirla bene, a parte appunto qualche distrazione, ma
nel complesso abbiamo fatto. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like di supporto a questo video, a questa serie, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi la vostra, datemi i vostri consigli e soprattutto, come al solito, vi invito a seguirmi sui social Facebook, Telegram, Twitter e Instagram. Trovate tutti i link qui sotto. Detto ciò, noi ci diamo appuntamento col prossimo episodio della Road to Diamond, sperando di riuscire a riprendere ovviamente Platino 1 e tornare a Platino 2, perché ragazzi siamo ad un passo praticamente dal Diamond, si può dire, quindi non voglio farmi sfuggire l'occasione. Noi ragazzi ci vediamo con il prossimo video. Ciao! He pulls you straight.